Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io sono molto lieta di potervi presentare il professor Francesco Santi, accademico italiano, insegna letteratura latina medievale all'Università di Bologna, direttore della Società Internazionale per il Medioevo Latino, che è la società, l'ente di ricerca e anche di formazione superiore di riferimento per gli studi sul latino medievale non solo in Italia ma anche nel panorama internazionale, e una delle voci critiche sulla letteratura latina medievale più originali non solo in Italia ma anche nel panorama internazionale. Il professor Santi si è occupato di tante cose nella sua carriera, ma mi piace ricordare soprattutto nella scia della tradizione del suo maestro Claudio Leonardi, che è stato il decano degli studi di mediolatinistica italiani e internazionali. Mi piace ricordare soprattutto gli studi sulla mistica, ha pubblicato il professor Santi diversi lavori nella collana della Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla, e mi piace ricordare anche, perché di fatto dal titolo a questo incontro, un suo bel volume che si chiama proprio L'età metaforica. Di questo proprio ci parlerà oggi, e ci parlerà il professore di come il Medioevo racconta in maniera sempre allegorica, metaforica, originale, polisenza, la storia e di conseguenza anche l'uomo. Grazie, Francesco. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io sono molto contento di essere in questa circostanza. Sono molto contento di essere a Genova a parlarvi del Medioevo. Questo posto mi piace. Ho avuto anche il tempo di vedere velocemente la vostra di Monet. Ho quest'anno nei miei corsi una allieva genovese bravissima. E la compagna di mio figlio è genovese, quindi mi sento un po' e sta per darmi un nipotino attesissimo, e quindi mi sento molto, sono un po' emozionato, diciamo, no? Ormai alla mia età non dovremmo essere più emozionati, o forse sì, emozionatissimi, e non so neanche bene come impostare il mio discorso. Da buon accademico, lei mi ha presentato, accademico illustre, e mi ero scritto tutto e potrei leggervi tutto, però una delle segretarie, Maria Teresa, dell'associazione che organizza queste giornate così importanti, così articolate, mi ha detto: ma no, parla a braccio. Allora io sono un po' nell'incertezza, però questo signore mi fa un gesto di assenso e dice: preferisci, allora parlerò a braccio, però io cerco di essere con i miei interlocutori affettuoso e amichevole, perché diciamo è una questione di DNA, non è un mio merito, però sempre per una questione di DNA sono un po' complicato. Va bene. Quindi ora, dopo questo pacifico, diciamo così, esordio, comincerò a fare dei discorsi un po', diciamo, che possono essere faticosi, no? Ogni tanto cercherò di interrompermi raccontandovi delle vere storie medievali, che saranno le cose magari che resteranno più nella vostra coscienza. Però il discorso che voglio fare è complicato. Diciamo però che non è una complicatezza gratuita. Io ho dedicato la mia vita a studiare il Medioevo latino, no? Il Medioevo latino. E credo di non averla sprecata, di non star sprecandola, diciamo così, perché penso che la cultura europea non abbia veramente fatto i conti con il Medioevo.
che non lo abbia veramente capito, che non ne abbia veramente compreso la sua specificità. E questo ha delle conseguenze, diciamo così, sulla nostra autocoscienza, sulla nostra pace, e anche, diciamo così, è anche il segno della vulnerabilità della nostra consapevolezza storica. Perché non lo ha capito? Perché per tutti noi o il Medioevo è una cisterna indistinta di eventi, a volte fantastici, a volte meschini, oppure il Medioevo è una specie di elefante che entra nella cristalleria e spacca tutto. E poi dopo ci sono quei poveretti che hanno mantenuto un minimo di lucidità, che cercano di rimettere a posto i pezzi, gli ci vuole quasi 1000 anni e alla fine la cristalleria è presentabile, o almeno un vassoio di cristalli, ok? Ma voi capite che questo non significa aver compreso. Ora, anche se noi considerassimo il Medioevo questa cisterna di eventi meravigliosi, in fondo offenderemo la storia in questa maniera, no? Perché diremmo che in fondo la storia è una cisterna di cose, una specie di arcellula, cioè una cassettina piena di roba a volte bella, a volte brutta, che sta lì, come in fondo tutti noi, vaganti, come i bambini all'asilo. Sapete, quando entriamo in una stanza della prima asilo, vediamo tutti questi ragazzini come atomi nello spazio che circolano. E così sarebbero le cose nella storia, quelle poche di cui abbiamo memoria. Ma è un modo per non comprendere la storia, rifiutarci di domandarci il suo eventuale senso. E questo, diciamo, corrisponde anche alla nostra genialità storiografica, perché voi tutti conoscerete, avrete memoria, avete notizia di Fernand Braudel, che è stato senz'altro un genio della storiografia del Novecento, un personaggio di mio concittadino, perché ebbe la cittadinanza onoraria di Prato per via dell'Istituto Tatini, era un genio. Ma quando gli fu chiesto: ma qui siamo di fronte a un'alternativa tra scegliere tra la storia e le scienze umane, cioè la sociologia, la psicologia, e Braudel disse, da genio che era: bene, io scelgo le scienze umane. Ma qual è la difficoltà a scegliere la storia? La difficoltà a scegliere la storia è il rifiuto di un esercizio, è forse la difficoltà, o se non il rifiuto, o forse la dichiarazione di impossibilità di un esercizio intellettuale straordinario, perché la storia, se è qualcosa che ha senso, la storiografia, è il pensiero della differenza, cioè il pensiero che nell'umanità si poteva vivere, pensare, avere dei modi di conoscere che sono diversi da quelli attuali e che pure sono nell'umanità, e che avevano un senso in se stessi e che forse hanno un senso anche per noi, e che non è una successione casuale di epistemi, come direbbe Michel Foucault, altra personalità di grande, ma invece è la fatica degli uomini per cercare di dare un senso alla propria vita. E dice, dare il senso alla propria vita, beh, no, è un lusso che ci possiamo permettere noi altri occidentali, ma non è soltanto questo, è anche motivare il sentimento della libertà che ognuno di noi ha, e che non è un sentimento naturale, diciamo così, no? Bene, allora, per queste ragioni specifiche come medievista, e anche per queste ragioni come storici, noi dobbiamo riprendere a interrogarci sul Medioevo e interrogarci sul suo significato specifico, con le sue luci e le sue tenebre. Ogni epoca ha luci e tenebre, questa è, diciamo, una banalità, no? Però al di là delle luci e delle tenebre, queste luci e tenebre provengono dal suo significato specifico. Se vi chiedessero come è stato il Novecento, è una tragedia, è una cosa bellissima, no? Luce e tenebra, è come il Medioevo, luce e tenebra. Oh? Però si può fare un passo ulteriore e capire chi dà il petrolio a questa luce che sta accesa, cioè l'esca, diciamo. Bene, ora però non so quanto sia stato chiaro fin qui, e magari come voi possiate reagire, perché voi potreste anche dire: ecco, ora arriva lui, ci scopre il Medioevo, come sono anni che si studia. Una volta, a proposito dell'istituto di cui ha parlato la mia amica e collega Caterina Mordiglia,
A proposito della SISMEL e della Fondazione Franceschini, c'era in Parlamento una in discussione una legge che provvedeva a un finanziamento che consentiva una certa attività. C'erano soprattutto delle grandi infrastrutture elettroniche gestite dall'istituto e quindi si volevano sostenere con un aiuto. E un deputato intervenne e disse: ma questi studiano il Medioevo, ma cosa c'è da conoscere ancora sul Medioevo? Diciamo, è già una cosa conosciuta, no? Però non bisogna essere pietosi nei confronti dei nostri deputati e capire che in fondo questa pietosi nel senso la pietas antica, intendo dire, no, perché subito la signora aveva infraintesa, secondo me, aveva pensato maliziosamente. E bisogna essere comprensibili, perché si potrebbe anche dire sì, che in fondo tante ricerche ormai da secoli sono state fatte. Invece, quindi io ho cominciato invece da dirvi che noi dobbiamo ancora fare i conti con questa realtà, con questa categoria storiografica, che messa lì è anche un po' ridicola, perché ci sarebbero stati 5 secoli di luce, 3 o 4 secoli di luce, poi quasi 1000 anni di tenebra, poi un'altra volta si riaccende la luce, no? Categorie storiografiche di storia universale che anche per le loro proporzioni sono un po' dubbie. Però penso che voi potreste essere, giro pagina, potreste essere ancora dubbiosi su questa mia affermazione così spavaldetta, ora diciamo noi cos'è la specificità del Medioevo. E allora io voglio dimostrarvi, cominciando a entrare un po' più nella materia, che in fondo le conoscenze che noi abbiamo del Medioevo sono profondamente equivoche. Perché se noi facessimo un censimento tra di noi, me compreso, e dovessimo dire, allora troviamo due parole che quando siamo sull'autobus per strada e dobbiamo dire ma il Medioevo che cos'è? Dimmi due parole. Tutti noi avremo la tentazione fortissima di dire impero e monachesimo. Ecco, a ben pensare, se ci sono due cose che non c'entrano niente con il Medioevo, sono l'impero e il monachesimo. E voi potreste essere perplessi perché dici, accidenti, ma quando mi piace il Medioevo proprio perché magari vado alla Certosa del Galluzzo e trovo questa magnifica struttura, oppure alla Chiusa, e questo mi viene a dire che il monachesimo non c'entra niente. Però se voi ci pensate bene, impero e monachesimo sono due residui di antichità. E l'idea che il monachesimo sia un residuo di antichità è un'idea forse non troppo originale, perché c'era già nella storia della sessualità di Michel Foucault, che suscitò tanta polemica all'interno anche della sinistra francese degli anni 70, perché Foucault diceva, beh, in fondo il cristianesimo patrocinato il monachesimo non ha inventato niente, è una prosecuzione dei costumi della tarda antichità, è una forma di platonismo, perché il monachesimo cos'è? Una macchina della perfezione, è un luogo in cui si va perché attraverso una serie di esercizi, di pratiche, di condizionamenti, soprattutto attraverso l'estrazione di se stessi dalla storia, si arriva al divino. Ma il monachesimo in questa forma di separazione dalla storia, il Medioevo l'ha sempre tentato, almeno fino a Francesco d'Assisi, ma non ha mai funzionato. Allora, voi, il grande testo fondativo del monachesimo orientale e occidentale sono le Collazioni di Cassiano, e Cassiano ci parla di questi monaci che si sottraggono appunto alla vita comune, negano la natura e negano anche la familiarità con gli altri esseri umani per cercare la loro perfezione, il loro stesso corpo è faticoso. Ma il vero monachesimo occidentale è quello che invece si trova in Gregorio Magno nei dialoghi. Allora Sant'Equizio predica e a Roma il vescovo di Roma viene sollecitato dal clero, perché lui non può predicare, perché non ha il permesso, non ha neanche la formazione, va in giro con un mulo e carico di codici. Allora il vescovo di Roma manda un defensor, Giuliano, perché convochi a Roma questo Equizio, che abitava poco distante ancora nel Lazio, e gli spieghi cosa sta facendo e ubbidisca alle disposizioni che gli verranno date. Bene, il defensor Giuliano con il suo servo, il giovane Protervo, diciamo che l'accompagna sempre, vanno a cercare Equizio. Arrivano in quello che è una specie di fattoria che per comodità chiamiamo monastero e chiede dell'abate, cioè del padre, della persona di riferimento.
E secondo il racconto di Gregorio Magno, quindi siamo alla fine del VI secolo, all'inizio del VII, Gregorio muore nel 604, e nel racconto di Gregorio Magno ci viene detto che l'abate non è, non c'è. Sapete perché non c'è? Perché era a tagliare il fieno. È giù nei campi a tagliare il fieno. Allora il defensor Giuliano manda il puer, che viene tradotto normalmente servo, ma non va proprio bene, il ragazzotto che l'accompagnava e che stava alle sue disposizioni, che però era arrogante e superbo, dice: vai te a chiamare questo tizio nei campi che sta tagliando il fieno. Arriva il ragazzo nel campo e il problema è che trova 10 persone secantes fenum, che stanno tagliando il fieno, non lo riconosce, deve chiedere a qualcuno chi è questo tizio, e lui là, appena lo vede rimane straordinariamente colpito, perché non c'è niente in equizio, si avvicina, gli vuole abbracciare le ginocchia e lui gli dice: ma che fai, ma spiegami, e il ragazzo gli spiega. Allora equizio gli dice: ma prendi un po' di fieno verde e porto tra i due cavalli, se venite da Roma saranno stanchissimi. E io arrivo subito, non per protervia, ma perché mi manca poco da finire, mi manca proprio poco. Finisco questo pezzo di campo e arrivo. Allora il ragazzo va su con una balla di fieno sulle spalle, quando Giuliano lo vede gli dice: ma che fai, ti ho detto di andare a prendere quizio, lo dobbiamo portare a Roma per giudicarlo, e te mi torni col fieno. Sì, ma mi ha detto di prenderlo per i cavalli. E lui sta arrivando. Si volta e Huizio sta arrivando e Gregorio Magno dice: falce sulla spalla, scarponi chiodati e grossi, e Huizio viene su da Giuliano. Giuliano rimane come il suo puer esterefatto, non è più capace di dir niente. Allora, perché vi racconto questa storia? Nei dialoghi di Gregorio Magno ci sono anche delle storie terribili, e questa è carina. Ce ne sono anche altre bellissime, per esempio quando Scolastica, la sorella, si incontra con Benedetto. A un certo punto Benedetto si era stato tutto il giorno a chiacchierare e Benedetto dice: ora è tardi, io devo tornare al monastero perché i monaci non possono dormire fuori la sera. Scolastica allora dice: ma no, resta, chiacchieriamo ancora, dormi qui, che problema è? E lui dice: ma stai scherzando? Io sono Benedetto, il fondatore del monachesimo occidentale, e che rimane qui con una donna, diciamo. Allora lei, sapete cosa fa? Si mette a sedere davanti a un tavolino, appoggia la testa sulle braccia conserte e si mette a piangere. Piange fortemente, solleva la faccia, le lacrime gli scendono dagli occhi e contemporaneamente fuori un temporale inaudito. Esci ora, l'Onnipotente mi ha ubbidito. Tu non mi hai ubbidito, ma l'Onnipotente sì. Smette di piangere, smette la pioggia. Riprende a piangere, si rimette a piovere. Allora, che monachesimo è questo? Eppure tutto quello che noi sappiamo di Benedetto da Norcia, padre del monachesimo latino, è dovuto a questi racconti di Gregorio Magno, il secondo libro dei dialoghi, tutto dedicato a Benedetto. Ma che monachesimo è? Un monachesimo dalla tonaca sporca. Ma perché è così? Perché è così? Ora sono un po' incerto, non so se dirvi subito perché è così oppure dirvi prima dell'impero, perché diciamo, bene, allora il monachesimo, siamo d'accordo. Loro cercheranno sempre di fare un monachesimo alla Cassiano. No, cavolo, gli orientali sono così a modino, perché noi si deve essere sporchi? Mettiamoci puliti. E tutte le volte riprovano e l'imperatore li paga, perché i monasteri sono fatti con il bottino dei sassoni, non è che il monastero dice: ah, tutti questi codici che noi abbiamo, da dove vengono? Il bottino dei sassoni. E chi non erano i monaci che andavano a combattere fino a un certo punto, poi andranno anche a combattere, ma fino a un certo punto era l'imperatore che andava e li sosteneva, perché l'altro elemento è l'impero. Questo monachesimo che non riesce a essere mai proprio monachesimo, ma a noi ancora non ci piace. Perché noi tutti vogliamo la spiritualità orientale, per bene, che si diventa tutti, si comincia a volare dappertutto. E invece i monaci, e quindi se si va al Monte Athos si trova questo, le donne lì non possono neanche entrare, vabbè, ma queste sono cose che poi col tempo si risolveranno. E questi monaci che stanno lì, altissimi, grande rispetto. No, ora io tengo un po' la parte dei Longobardi, cioè questo ve lo dovevo dire all'inizio,
Ricordatevi che io faccio un discorso fazioso. Vengo da una città barbarica e bellissima, la città industriale di Prato, la capitale della Cina sul fronte occidentale, va bene? Quindi tengo per i Longobardi. Allora, ora, per questo delle parole di minor possono sembrare un po' corsive nei confronti dei monaci orientali, ma soprattutto, a parte le mie debolezze caratteriali, volevo dirvi che il monachesimo occidentale non riesce a essere questo, va bene? Però buttiamo in gioco l'altro fatto, prima di andare al perché, l'impero. L'impero, Carlo Magno, gli Ottoni, gli Hohenstaufen, ci provano sempre, ma non riescono mai a fare quello che vogliono. Se voi guardate anche un manuale di storia dei primi studi, vedete che c'è l'impero che prova e poi gli scappa il mondo dappertutto. Prima gli stati, le nazioni cosiddette barbariche o germaniche, i visigoti, i franchi, gli anglosassoni, gli ostrogoti in Italia, gli scappano continuamente. Poi il feudalesimo, poi i comuni, poi gli stati nazionali. Tutte le volte uno tenta di fare l'impero, di mettere un po' d'ordine, tac, sempre più frammentata la situazione. Soltanto noi, siccome non abbiamo fatto i conti del Medioevo, pensiamo che l'impero è quello che prova a fare le cose per bene. Quegli altri che cercano di fare la loro vita nei loro villaggi, nelle loro case, nei loro monasteri, nel loro dove cavolo gli pare, loro sono quelli che sbagliano. Beh, potrebbe non essere così. Allora, cerchiamo di capire, ritornando a Gregorio Magno, perché il monachesimo occidentale non funziona mai come dovrebbe funzionare, perché l'impero non funziona mai come funziona. Bene, fatto storico, arrivano i Longobardi, siamo intorno al 594, 95, 96, cioè erano arrivati prima, ma i Longobardi si facevano i fatti loro, non è che dicevano, ora siamo arrivati in Italia, andiamo subito a Roma, no, conquistavano quello che gli serviva a conquistare, a poco in 20 anni arrivarono a Roma, e chi trovano? Trovano vescovo Gregorio Magno. Quei momenti in cui, diciamo, è come quando si diventa preside di facoltà nel 76 a Firenze, una tragedia totale, cioè, mi hanno fatto, ma non potevano fare un altro, va bene? I Longobardi assediano Roma, va bene? Assediano Roma e Gregorio non sa cosa fare. E che cosa fa? Tratta con Agilulfo, tratta con il secondo marito di Teodolinda. Il primo era stato Avotari. Allora, prima di tutto, prima di dirvi il perché della trattativa proprio sostanziale, vi devo dire, per dovere professionale, che i Longobardi erano bellissimi. Noi lo sappiamo di sicuro da una storia scritta un po' di tempo dopo, che aveva come fonti certi canti barbarici che rimanevano in circolazione nell'ambiente dei Longobardi. Paolo Diacono ci racconta il fidanzamento di Avotari con Teodolinda. Allora Avotari si reca in una delegazione senza farsi riconoscere, fa finta di essere un semplice membro della delegazione stessa, la delegazione è guidata da un anziano che dice che il re vuole conoscere la principessa che sarà sua sposa, senza dire che il re è presente. Allora tutto avviene secondo il cerimoniale, però a un certo punto dicono ora dobbiamo bere insieme, versi il la principessa Teodolinda versi il vino nelle nostre coppe e che sancisca il nostro accordo e il futuro matrimonio. Allora quando va a versare il vino nella coppa di Avotari, allora Teodolinda è bellissima e Avotari non resiste, gli carezza la mano e addirittura quando gli restituisce la coppa gli carezza la guancia e la fronte. Questa donna, ragazzi, si sta scherzando, diventa tutta rossa, c'è proprio scritto Paolo Diacono, arrossisce tutto e va dalla sua nutrice e dice ma questo mi ha toccato la mano, ma anche carezzato. Allora la nutrice ci dà l'attestazione che i Longobardi sono bellissimi, dice cara va bene, è un bel giovane e infatti Avotari era biondo, era robusto, era alto, era giovane, era un giovane re. Beh,
sarà un buon re e vedrai sarà un buon marito. E Teodolinda si convince subito e Autheri riprende il cammino senza svelare la sua identità, se non quando arriva al confine con l'Italia, perché allora salza a cavallo e lì si vede da una parte l'Ungheria, da una, la Pannonia, cioè poi le montagne. Lui si alza sul cavallo, prende una piccola accetta che aveva sul dietro al fianco, la scaglia su un albero vicino e dice: queste sono le ferite che di Autheri. È molto contento, diciamo così. Ma e questo per dire Longobardi, ci sarebbero anche altre storie dei Longobardi da raccontare. E mentre poi, se si legge Gregorio Magno, a un certo punto dice, se arriva delle storie, dice: cavolo, Francesco Santi mi aveva detto sto Gregorio Magno, guarda che roba indicibile racconta. Invece su Paolo Diacono proprio si va sicuri, scritto due secoli dopo, ma è bellissimo dall'inizio alla fine. Non vi racconto la storia di Grimoaldo, questo lo racconto soltanto ai miei allievi, perché sennò qui tra un po' ci buttano fuori tutti, va bene? Invece dobbiamo arrivare al punto che Gregorio con questi Longobardi ci tratta. Gli scrive subito l'imperatore d'Oriente Maurizio, dice: se sei Fatus, no, si legge Fatus, dice, ah, un po' zeffirelliani, sei sciocchino, no, dice, sei stupido, sei un cretino, sei un macellaio, tratti con i Longobardi. E invece Gregorio tratta con i Longobardi e poi tratterà con gli anglosassoni. Qui comincia il Medioevo. Da qui si capisce perché non poteva essere imperiale e non poteva essere monastico. Perché sapete perché trattano con i Longobardi? Perché la legittimità diventa un'altra cosa. La legittimità di un potere politico, giusto o sbagliato che sia, e certamente i Longobardi ai Longobardi piacciono a me, ma a Gregorio Magno non gli piacevano per niente, dobbiamo sentire le frecce calde, va bene? Quindi, però la legittimità di questo potere non è altro che data dai fatti, dalle circostanze. È un potere politico. Può essere legittimo anche se non sa neanche dell'esistenza dell'imperatore. Gregorio farà la stessa cosa con gli anglosassoni. Allora, gli anglosassoni hanno conquistato l'Inghilterra, la Bretagna settentrionale, sud-est, benissimo. C'erano i romani laggiù, c'erano popolazioni romanizzate e cristianizzate. Certo, c'erano i brettoni, erano cristiani e romani. Ma cosa fanno? Telefonano a Roma, dice: ma ce li mandate l'esercito qua giù, perché questi anglosassoni stanno venendo avanti. Quindi non fanno neanche un'operazione di diplomatica nei confronti degli anglosassoni. È Gregorio Magno che va, ci manda i monaci, va dai suoi amici di Sant'Andrea, monaci, dice: ah, siete monaci, benissimo, però ora andate dal re Edwin o dal re Oswald e trattate con loro. E cercate di capire cosa sta succedendo in quella parte del mondo. Non c'era Londra, Canterbury, come intendiamo noi, c'è un disastro totale, va bene? Però Gregorio tratta anche con loro. Non sono soltanto i Longobardi che ce l'ha lì ai confini di Roma, sono anche gli anglosassoni, sono tutti questi popoli nuovi la cui legittimità è accettabile. Perché questa è una grande novità? Perché per la prima volta nella storia dell'umanità il potere politico e il potere religioso diventano due cose diverse. Perché diventano due cose diverse? Pensate, l'impero era necessariamente un fatto sacro, aveva necessariamente una vocazione universale e fuori dal tempo, doveva garantire la pace, era il luogo in cui Cristo si era incarnato anche per gli imperatori cristiani, era la condizione in cui Cristo si era incarnato. Quindi l'imperatore era una figura sacra. Gli atti del concilio, gli atti dei concili della tarda antichità, li firma l'imperatore, perché lui è il capo della Chiesa. E certo, il capo dell'impero non deve essere anche il capo della Chiesa. La storia è arrivata nella sua figura, nella sua persona, al punto più alto. Potere politico e potere religioso sono una cosa sola. Certo, ci saranno i patriarchi, li ascolta, certo, sono come i suoi tecnici. Per questioni liturgiche, per questioni dottrinali, spiegatemi un po'. Però poi devo essere io a tirare una conclusione. Io sono il capo della Chiesa e gli imperatori firmano gli atti dei concili. E allora gli altri poteri storici o sono subordinati all'imperatore oppure non lo sono. Non esistono. I Longobardi vogliono governare in Italia? Benissimo, mandino una lettera a Maurizio e gli dicono: allora noi ti teniamo il governatorato dell'Italia settentrionale. E Maurizio, finché non gli può schiacciare la testa, gli dice: va bene. Ma no, non è così quello che fa Gregorio. Non è così quello che lui fa con gli anglosassoni e con i Longobardi. Per questo si prende di stupido macellaio, imbecille da parte di Maurizio. Un'espressione che noi
ormai sapendo il latino che ci hanno insegnato gli umanisti non capiamo più, ma dire fatuus è piuttosto robusto, ok? Ma perché questa distinzione? E qui c'è quello che secondo me è il punto di partenza per comprendere il Medioevo. Perché l'umanità, ogni uomo, non ha uno spazio vitale, uno spazio della coscienza, uno spazio dell'esistenza che non risponde al potere politico. Qualsiasi esso sia, che sia buono, che sia cattivo, c'è uno spazio, una dimensione dell'essere umano che non è assimilabile alla politica. E questo perché? Perché il Medioevo aveva scoperto che ogni uomo vale il sangue di Dio, per dirla con una frase di Bernanò. Perché ogni uomo vale il sangue di Dio? Perché si era mutata la figura divina. L'antichità aveva una certa figura divina, il Medioevo inizia ad avere una figura divina diversa, che è il Dio vicino. Allora, voi sapete che Dio è una parola che va scritta con la lettera minuscola, no? Noi abbiamo la nostra vita intellettuale, difficoltà a parlare di Dio, perché ci sono subito dei problemi che magari alla fine del discorso saranno anche spiegabili. Però in ogni caso è un nome comune, cioè è il nome di una realtà che sta fuori dal sistema e lo pone. Allora Cicerone dice tutti gli uomini civilizzati credono in Dio, perché tutti gli uomini civilizzati hanno la minima coscienza che l'umanità è posta e poi l'umanità passerà. Però naturalmente dietro a questa parola Dio ci possono essere tante cose diverse, ci può essere una realtà impersonale, una specie di supernatura o quel che volete, oppure ci può essere il Dio biblico, però Dio va minuscolo, Padre andrà maiuscolo, Dio va minuscolo, natura, energia, motore immobile va maiuscolo. Per questo Cicerone diceva tutti credono in Dio, perché tutti credono che l'universo è posto da qualcosa che non è l'universo. Ok? Ma questo, diciamo così, è banale. Lucrezio è il più pio degli antichi, perché non è che non creda negli dèi, crede in un Dio che è potere assoluto, che è un potere che si manifesta in ogni cosa della natura e che è totalmente indifferente all'umanità. È una religiosità bellissima, diciamo. Invece, però, il Medioevo c'ha una religiosità diversa, e c'ha l'idea di un Dio per cui ogni uomo, indipendentemente dalla sua virtù, no? Avete visto, leggete Dante, no? E Dante c'è della gente virtuosissima che finisce male e della gente che insostenibile che finisce benissimo, perché c'è per tutti la possibilità di accedere a questo interlocutore che è divenuto vicino. Allora, se tutti gli uomini sono in questa condizione, è chiaro che il potere che li controlla deve darsi una calmatina. Certo, è perfettamente legittimo, organizza la società, organizza la storia, c'ha il potere, caro Maurizio, qui loro controllano il Lazio, controllano una parte della Lombardia, controllano e quindi loro hanno conquistato il potere. Perché? Perché sono più forti, sono più organizzati, sono più motivati, sono più giovani, che ne so. I tuoi se ne stanno andando tutti e quindi io tratto con loro. Però si devono ricordare che non possono fare qualsiasi cosa, perché ogni uomo, virtuoso o non virtuoso, è vicino a Dio, è vicino alla figura di Dio che io sto portando qua dentro. Allora, naturalmente, voi qui subito nascono due obiezioni, se io mi sono spiegato fin qua. La prima obiezione dice, questo però non è il Medioevo, è il cristianesimo. No. Non è vero, perché il cristianesimo orientale è tutta un'altra cosa. L'uomo sì è più vicino a Dio, ma deve sceglierla questa vicinanza, ritirandosi dalla storia, finché rimane nella storia, finché rimane vincolato al suo corpo, alle sue debolezze, alla sua finitezza, alle sue balle di fieno, alle sue tonache sporche, allora questa vicinanza è negata. Quindi bisogna ritirarsi in monastero. Invece nel mondo latino non succede così. Non lo so perché non succede così, non è detto che abbiamo capito meglio, può darsi che abbiamo capito peggio, però è proprio la finitezza che è il segno della vicinanza divina, è proprio la debolezza che segnala che Dio si sta occupando della storia di ciascun uomo. Allora vedete, in questa maniera, da una parte potere religioso, potere spirituale, potere sacro e potere
politico si diversificano, dall'altra il monachesimo è un monachesimo e ogni tanto esci da lì perché c'è tutto quel villaggio, è tutta fatta di gente e anche loro sono vicini a Dio, anche per loro, anche loro valgono il sangue di un Dio, di questo Dio in cui noi, a cui noi stiamo dando, a questo contenuto che noi diamo alla parola comune Dio, ok? Naturalmente la seconda obiezione, dopo quella che c'è, cioè cerco di difendere l'idea che non è solo il cristianesimo, ma è un certo tipo di cristianesimo che produce una certa cultura, e guardate che dobbiamo aver chiari che non è un fatto naturale pensare che ogni uomo vale il sangue di un Dio, non è per nulla naturale, anzi ci sono tanti segnali anche nella cultura contemporanea in cui non è così. Che ci sono degli uomini che valgano il sangue di un Dio e altri uomini che invece non lo valgano. Quindi perché non è un pensiero naturale? Invece la cultura medievale fa nascere questa realtà. Volete una prova? Bene, la Chiesa latina genera quella cosa un po' assurda, che potrebbe sembrare intellettualmente assurda, che è la banalità del sistema sacramentale. Ok? Certo, c'è la schiavitù, gli storici sono stati affannati a dire ma c'è sempre la schiavitù anche nel Medioevo, quindi non erano tutti uguali, vabbè, non erano tutti uguali. Certo, dal punto di vista del sistema sociale non erano tutti uguali, ma tutti potevano battezzarsi, anzi dovevano battezzarsi. Tutti potevano accedere ai sacramenti, cioè la banalità del sistema sacramentale, mangiare Dio. Tutti. Certo, ci sono sti monaci che dicono, però ragazzi, noi siamo un po' meglio di voi, quindi noi lo facciamo più spesso, voi lo fate una volta l'anno. Poi andando avanti nel tempo però le cose diventano più medievali e queste donne vorrebbero fare, le mistiche di cui parlava Caterina, vorrebbero fare la comunione tante volte il giorno, diciamo, no? Però è questa banalità che corrisponde al fatto un po' nuovo del modo di concepire Dio, ok? La seconda obiezione che voi potreste fare, dice, ecco sì, ora ho capito però, ora ho capito dove si va a finire. Teocrazia, Bonifacio VIII, è la Chiesa che prende il potere. Sì, è un'obiezione giusta, perché questo succede, certo. Però ci sono due osservazioni da fare. La prima è che noi pensiamo che il Medioevo sia Bonifacio VIII oppure Innocenzo III, ma Innocenzo III e Bonifacio VIII sono all'inizio e alla fine del XIII secolo. Poi c'è stati altri 7-8 secoli in cui la Chiesa latina, anche se voleva fare la teocratica, se ne stava parecchio calmina perché non c'aveva la forza militare, economica, politica, relazionale per fare la cosa. Gregorio VII, che sarà il primo a dire, insomma, i vescovi li nomino io, muore in esilio, difeso dai normanni. Ora i normanni poi faranno delle cose spettacolari in Sicilia e poi anche dall'altra parte in Bretagna, eccetera, eccetera, e noi i normanni ci garbano, va bene? I longobardi sono migliori, perché i normanni subito trattano, cioè, però i normanni erano briganti, erano dei fuorilegge. Cioè, in Inghilterra, prima che arrivasse Guglielmo il Conquistatore, c'era una bella monarchia anglosassone, c'era Edoardo il Confessore, tutto per bene, a modino. E arrivarono i normanni dal mare e prendono il potere. In Sicilia lo stesso. Bene, Gregorio VII s'appoggia ai normanni perché vuole controbattere l'imperatore Enrico. Quindi, vedete, questa teocrazia, sì, di fatto è un po' difficile. È un pochino difficile perché proprio anche volendo non possono farla, ma poi c'è anche un altro elemento, che è vero che il nuovo schema che distingue la politica dalla religione, la politica dalla spiritualità, che riconosce nell'uomo un livello di coscienza che non è attingibile alla politica e al potere, c'ha sempre il rischio della teocrazia, perché c'è sempre qualcuno che dice va bene, però io sono costituente. Te creerai le leggi e le leggi devono essere rispettate, però la Costituzione la scrivo io, perché so come cos'è l'umanità. È vero che c'è questo problema, però il problema non deve farci perdere di vista il principio da cui nasce, la separazione. Ok? Ora,
Allora voi mi direte, sì, però caro Santi, a noi non ci ha convinto perché l'impero e il monachesimo non saranno medievali, però ci sono tutti in Medioevo, ok? E allora io vi dico, sì, è vero, ci sono tutti in Medioevo, ma perché voi pensate che liberarsi dell'antichità fosse una cosa semplice? Ma non so se siete rimasti a Piazza Armerina o a Pompei, oppure alla villa, al Viridarium che c'è ora a Roma. L'antichità è una cosa bellissima, meravigliosa, fortissima, razionale. Liberarsi dell'antichità, per liberarsi dell'impero, liberarsi del monachesimo, liberarsi di tutti questi eroi virtuosi che meno solo loro diventano familiari agli dèi, per dire tutti siamo familiari con Dio, è una roba che ci vuole del tempo, sia per questi motivi storici della forza dell'antichità, sia per il motivo antropologico che c'è una parte del nostro cuore che è antica. E quindi continuamente l'impero, continuamente il monachesimo, e tutte le volte fa l'impero e io spacco in pezzettini più piccini. Vuoi fare il monaco? E io ti invento Francesco d'Assisi, che non è mai stato in nessun monastero. Ora, qui si introduce un discorso, quanto devo? 5 minuti. Allora, in 5 minuti tutta i 2/3 finali della relazione. È terribile doverti interrompere. Vabbè, perché è terribile, anzi. No, poi magari se c'erano delle osservazioni mi avrebbe fatto piacere. Due osservazioni. Una in onore di Ferruccio Bertini, che era professore in questa città, all'università, e una per dare un fondo al mio discorso. Prima di tutto, in risposta, in rapporto a questo che ho detto finora, devo fare un piccolo elogio del feudalesimo. Va bene? Allora, nel X secolo, se a prima parte del Medioevo la corrispondente letteratura è il racconto delle storie nazionali, delle storie dei grandi regni, dei Longobardi, come vi ho detto, dei Franchi e così via, invece nel X secolo tutti cominciano a scrivere la propria storia, va bene? E la cosa si frammenta a tal punto, tutti hanno una loro identità, tutti sono un posto bellissimo, tutti hanno un loro santo, tutti hanno da dire che Enè è passato di lì e roba del genere, va bene? Ma a poco questo luogo centrale diventa addirittura la casa. E Ferruccio Bertini ha raccontato una storia che voi dovete leggere assolutamente. Cioè, forse io sono stato stupido, ho impostato male questo discorso, vi ho spiegato male le cose, però questo vi prego di credermi, in ragione di tutti i genovesi che ho nel cuore, va bene? Dovete leggere Vita in Piscator di Letaldo di Misi, un monaco della fine del X secolo, inizio dell'XI, che racconta la storia di un pescatore che va in mare a pescare, un nobile pescatore, va in mare a pescare e sta lì al largo, dice finalmente sto un po' per conto mio, si butta al largo, cerca il posto dove è il campo buono per pescare e mentre sta buttando l'ancora, anzi l'ha già appena buttata, esce un mostro marino con una bocca spettacolare che lo inghiottisce come un viandante assetato butta giù la sua borraccia, ok? Allora Vitin, questo è l'antefatto, perché a questo punto Vitin a cosa pensa? Pensa ai suoi figli che corrono sulla spiaggia a guardare se babbo torna, oppure pensa a sua moglie che va in chiesa a pregare perché lui torni e non torna, dove si è andato, cavolo, si è andato a pescare. E allora, pensando a queste due cose, decide che deve reagire, che non può rimanere nella pancia della balena, non è neanche una balena, diciamo così, e accende un fuoco, la intossica e a un certo punto anche taglia dei pezzettini per farsi un po' di spiedini mentre brucia e crea fumo, diciamo così, no? Però fatto è che l'operazione riesce e il pesce spiaggia sulla spiaggia di Rochester, lassù, da dove lui era partito. Appena arriva il pesce grosso, voi capite, arriva il pesce grosso sulla spiaggia, zitti, non lo dire al conte, non lo dire al vescovo, perché la spiaggia è già a demanio, andiamo a prendere un pezzo di questo grosso pesce. Però arrivano giù e il pesce parla. Allora Letaldo, nonostante sia un uomo del X secolo,
si mette a prendere in giro il vescovo e le reliquie. Perché il pesce parla? Perché c'è dentro un visin che fa: apritemi, sono dentro. Ma loro non riescono a capire, sentono un pesce che parla, vanno a chiamare il vescovo, dice: vescovo, vieni qua con le reliquie. Lui si mette tutto bardato per bene, scende giù sulla spiaggia, va, comincia a benedire, e intanto finalmente Leotaldo riesce a spaccare la pelle della balena e appare totalmente trasformato, nero, senza unghie, senza capelli. Stavo 5 giorni in una balena, lo immaginate, cioè non è che ci si stia bene, anche se uno si può fare uno spiedino a volte, però non ci sta bene. Allora esce, allora il vescovo rimette a posto nella sua valigetta le reliquie, tutti riprendono il festeggiamento e tutti con le scale cercando di salire sul pesce a staccare un pezzo da portare a casa, almeno lo saliamo e si sta bene, se non un anno, almeno 3 o 4 mesi, ok? Visin si mette a parlare con tutti, sapete come fanno i maschi quando tornano, racconta a tutti 1000 volte a pannelli, si è bello dimenticato della ragione per cui era arrivato lì, il centro venerabile della sua casa e della sua vita. E questa donna invece, che se n'era rimasta a casa perché non gli importava del pesce, ma gli sarebbe importato che tornasse il marito, quando sa che dentro il pesce c'è il marito si butta giù come una rondine, va bene? Come una rondine tra le barche, tra le capannelle di gente che o si bisticcia per un pezzo di carne oppure sta ad ascoltare Vitin che continuamente riracconta la stessa storia. E non lo riconosce, perché cioè, c'aveva un bel anglosassone, diciamo così, tipo Autari, e quello era tornato calvo, senza unghie, tutto nero, bagnato, non lo riconosce. È simile a tanti altri villici, diciamo così. Soltanto a un certo punto sente la voce. E lo riconosce dalla voce, allora l'abbraccia e c'è il grande incontro. La cosa interessante è che lo riconosce dalla voce, sapete perché è interessante? Perché all'inizio Leotaldo aveva detto: ora vi racconto una storia che mi sembra molto bella, a parte che è una storia raccontata da gente che parla una lingua barbarica, invece di parlare sembra grugniscano, e finché Gregorio Magno non ha insegnato a cantare canti della liturgia, proprio c'aveva una lingua brutta. E alla fine questa lingua bella diventa una lingua poetica, perché la moglie di Leotaldo, quando arriva sulla spiaggia, comincia a gridare Vitin, 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 e in un testo latino c'è questa bella parola anglosassona che è una parola amorosa, Vitin. Cita Ovidio, perché Ovidio nelle Lettere dell'eroina aveva rappresentato Arianna e scendeva sulla spiaggia e gridava a Teseo che l'aveva abbandonato, Teseo, Teseo, però in gioco non è più una parola greca latinizzata, che siamo antichi, è una parola anglosassone. E per dare enfasi al fatto che è per una parola anglosassone che l'amore si ricompone, lui, Leotaldo, ci racconta che è dai racconti, dalla voce di Vitin che lei lo riconosce, una voce anglosassone. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che il più umile pescatore di Rochester, la più umile donna di Rochester, c'ha nel cuore l'universo. Questo è il feudalesimo. Il feudalesimo per cui ogni frammento dice: io c'ho una dignità, e quindi anche un potere politico, ma anche una dignità. Questo frammentarsi sarà così sempre più frammentato che porterà all'idea che ogni individuo è un universo. Porterà all'idea che fino a pochi mesi fa ci stava tanto a cuore che ognuno ha la sua ragione e in base alla sua ragione curata può giudicare gli eventi. Ok? Naturalmente questo farà spaccare il meccanismo. Perché se la ragione umana fa, e qui veramente sarò corsivo per rispettare le conclusioni, però se la ragione umana è colei che ordina le cose, e questo è chiarissimo in Anselmo di Aosta, in Abelardo, eccetera, eccetera, allora il mondo non è più quella voce ordinata che ci parla di Dio, la Bibbia non è più quella rivelazione ordinata che ci parla di Dio, ma è la ragione umana che deve capire la Bibbia, che deve capire il mondo. E come vedete nascono due poli che sono contrapposti, perché come? È come se Dio avesse creato un uomo libero e capace di gestire, di amministrare la sua vita, di porre le condizioni della sua esistenza, e d'altra parte l'avesse messo in un mondo oscuro che senza la ragione aspetta di avere un ordine.
Allora questo dice, ma come? Allora non esiste questo ordine universale all'interno del quale la libertà si inserisce? Questo fa nascere una grandissima crisi, che è la crisi del XII secolo. Ora, non ci possiamo tanto soffermare su questo, però una cosa la voglio dire, che questo Dio vicino, per essere vicino, alla fine si nasconde sempre di più, si nasconde anche nel disordine delle cose, se vogliamo dirlo. E alla fine del Medioevo nasce una figura che noi pensiamo moderna, ma che in realtà è nata nel XIII secolo, per esempio nelle prediche di Bonaventura, forse non solo nelle sue, ma senz'altro nelle prediche di Bonaventura nel 1274, perché Bonaventura inventa un grande apocrifo, l'apocrifo della pietà. Perché è un racconto apocrifo? Perché in nessuna parte del Nuovo Testamento c'è scritto che sotto la croce c'era Maria che prese in braccio il corpo morto di Gesù e quasi lo esibisce. Non c'è scritto da nessuna parte. Però Bonaventura nelle sue sermoni comincia a dire: dicitur che sotto la croce c'era Maria che prese in braccio il corpo di Cristo e lo esibisce. Cos'è questa? Cosa significa quest'icona che poi per la modernità sarà proprio il centro della spiritualità moderna? Significa che Dio, per essere vicino agli uomini, si nasconde del tutto. Allora, vi ricordate, abbiamo cominciato a dire che Cicerone sosteneva che tutti gli uomini civilizzati credono in Dio, con la D minuscola. Machiavelli invece dirà che molti popoli civilizzati, in virtù della loro civilizzazione, non credono più in Dio. Cioè Dio si era nascosto. Però questo nascondimento non corrisponde più all'indifferenza che segnava la figura divina degli antichi. È un eccesso di amore. È lo zelo divino per l'uomo. Dio ha creato un altro Dio e si è nascosto perché quella libertà sia piena. Ci aveva ragione Cicerone. Soltanto l'ateismo, soltanto il cristianesimo medio latino poteva rendere possibile quello che è uno degli elementi caratteristici dell'Europa moderna, cioè la possibilità intellettuale dell'incredulità. Questa è la fine del Medioevo. Se l'inizio è la scoperta che il nome proprio del Dio con la D minuscola è Padre e che questa paternità significa finitezza, legittimità della finitezza, la fine della storia è questa paternità diventa talmente assidua da nascondersi del tutto. Ecco, ora io non so se mi sono spiegato bene, poi è stata anche colpa sua perché mi ha detto devi finire continuamente, cinque minuti. Però spero di aver messo nelle vostre coscienze, diciamo così, un pungolo a ripensare cos'è il Medioevo e a rendere di nuovo attiva questa categoria storiografica che, se la guardiamo bene, nello stato in cui ci viene consegnata dalla tradizione di grandissimi studi, di grandissime erudizioni, è un po' ridicolina, una categoria di storia universale che sembrerebbe inservibile se non ci ostiniamo a guardare la differenza di una cultura che è per sempre finita, diciamo così. Però la differenza del passato è importante averla ben presente, perché ci testimonia che il futuro potrà essere diverso. Il presente è sempre un po' prepotente, il presente ci fa sempre credere che lui non passerà. Il presente è un po' come il Terzo Reich, che deve durare sempre 1000 anni, non durerà 1000 anni. La differenza ci aspetta, come gli uomini che prima di noi hanno vissuto l'hanno sperimentata, sarà una differenza di umanità, di luce e di tenebre, ma è una differenza in cui gli uomini cercano il loro senso e cercano sempre nuovi argomenti per dire la propria libertà, che non è accessibile alla banalità. Vi ringrazio. Grazie.
al professor Santi, penso che avrete chiaro ora perché l'ho definito insomma degli intellettuali più originali, più brillanti nel campo della medievistica e in fondo non solo. Io temo non ci sia tempo per le domande, ma sono certa che questa conversazione vi avrà lasciato tanti spunti su cui riflettere. Dico una cosa, siccome mi dispiace non ci sia tempo, mi dispiace che non ci sia tempo per le domande, però siccome volevo metterlo per scritto da qualche parte, questo discorso che avevo preparato per voi, se avete delle osservazioni mi farebbe piacere averle. La mia posta elettronica è facile, diciamo, quella istituzionale si trova sul sito dell'Università di Bologna, è francesco.santi6@unibo.it. Se le domande volete farle, magari scrivendo una cosa, io voglio pubblicare questo testo e quindi naturalmente è imperfetto, qualche cosa può non essere chiaro e le vostre osservazioni mi farebbero piacere. Ecco. Detto così, è detto in fretta l'indirizzo, ma sul sito dell'Università lo trovate facilmente. E vi sarei tanto grato di questo e mi scuso di essermi prolungato. Grazie.